la Brexit. Non solo fari, ma anche torri ed edifici costieri. Parte oggi il bando di gara per la concessione di 20 beni dello Stato con l'obiettivo di recuperarli promuovendo una nuova forma di turismo sostenibile. Laura Chimenti. Panorami incantevoli, punti di avvistamento mozzafiato, dimore uniche da ristrutturare e rilanciare per strapparle all'abbandono e farne hotel e resort di lusso. Parte oggi il nuovo bando di gara per l'affidamento in concessione fino a 50 anni di 20 beni di proprietà dello Stato, tra fari, torri ed edifici costieri. Strutture che costavano allo Stato 210.000 euro all'anno per lavori di manutenzione e che restavano sempre in condizioni precarie, spiega il direttore dell'Agenzia del Demanio Reggi. Con questa operazione ne fanno incassare 340.000 di canoni, oltre a generare 6 milioni di euro di investimenti privati che diventano 20 con l'indotto e creano nuovi posti di lavoro. Abbiamo trasformato strutture che erano costi per lo Stato in opportunità di sviluppo, dando la possibilità di assumere oltre 100 persone che lavoreranno in questi fari rigenerati. Tra tutte le regioni, 8 quelle interessate in questa edizione, è la Sicilia quella che offre più strutture, dal padiglione Punta del Pero a Siracusa al faro di Capomulini ad Acireale e di Punta Libeccio a Marettimo. I cittadini potranno presentare il loro progetto da oggi fino al 19 dicembre ed anche per questa edizione sarà possibile presentare offerte per più di un bene. Chiunque può partecipare, singoli cittadini, associazioni, imprenditori. L'importante è che si faccia una proposta di sviluppo, una proposta di investimento di alta qualità, perché il bando valorizzerà, oltre che la proposta economica, anche la qualità del progetto. Ed allora è tutto per...